Subito! Subito! Scusate, non me ne racconto! Intronimation! Bellissima! Madonna, non me ne ero accorto! Questa credo che sia la 12. Sempre il solito problema delle premiere che gli lagga. Questa è una Dokkan Original. Assolutamente Dokkan Original in tutto e per tutto. Bellina. Ci sta. Ci sta. Questa è la 18, credo. Eccolo qui, questo è il calcio. Intanto vi stacco le pubblicità, raga. Dokkan Original in tutto e per tutto. Questa non è Unit Super Attack. Questa cos'è? Un Active? Staccate, raga, staccate le pubblicità. Ah, c'è il target. C'è il lock come Gogeta, tipo. Lo sprite di Gohan Beast, che bello. Era ora, cavolo. Era ora. Eccoli! Oddio! Ma non ci credo, ma mi fa dare il calcio pure a piccolo! Mi ha dato il calcio! No, fra, che cazzo stai facendo? Che stai facendo? Raga, ma non è quella di Xenoverse, se non sbaglio. Non mi ricordo, non è simile a quella di Xenoverse. È proprio Dokkan Original in tutto e per tutto. E poi la windscreen, ovviamente... Bello! Belle! Cavolo! Belle! Dove sono ora quelli che Gohan Beast non c'ha le animazioni? Vabbè, non ce le ha, le hanno create. Le hanno create. Bello! Bello! Raga, c'hanno queste premiere che laghicchiano. Cioè, io più ti fa così. Le faccio così. Ma laghicchiano queste premiere, purtroppo. Lo sapete, succede anche con Legends, questo. Vediamo cosa sto dicendo. Kit Kit Super Hero o Band of Master and Disciple Master Students, non saprete. E Miraculous Awakening. Mi sa che ce l'avevamo beccato totalmente. No, Miraculous Awakening solo non l'avevamo detto. Abbiamo detto vediamo. Entrusted Will Movie Hero 200%. Questa non ce l'avevamo beccata. Abbiamo detto Hybrid, io e Gigi. Poi Great Reset Defense in 12 key. Mentre stacca l'attacco in 18 key e raises defense per 4 turni in 18 key, dovrebbe essere. Quindi c'è il greatly raises attack defense per un turno però in 12. Questa è la unit super attack invece, vediamo. La unit super attack con piccolo ovviamente, quando c'è un personaggio che ha piccolo nel nome. Greatly Raises Attack Stack. Quindi effetto Kaioken sul Greatly Raises Attack. Defense per 4 turni. E incrementa il critical rate degli alleati del 20%. E nullifica un'azione del nemico. Aumenta il critico del 20% per gli alleati. Aumenta il critico, raga, agli alleati. Azzuda sta cosa. Passiva questa dovrebbe essere. Sì, passiva. Allora, intro animation dovrebbe essere questa qui, giusto? Per 5 turni, chi più 8, grazie Gesù, critico e damage reduction più 40% dovrebbe essere. Chi più 3, attacco e difesa 250%, guardia contro tutti gli attacchi, però va capito se è permanente oppure se è sempre a quei 5 turni. Attacco 50% quando attacca, se in 24 key, critical rate che incrementa del 20%, quando riceve un attacco difesa 80% e se a 24 key damage reduction del 20%, quindi c'ha praticamente tutto, raga. E c'ha quel key più 8, raga, che si sono resi conto che c'aveva problemi con. Quando riceve un attacco addizionale, allora prende anche più un key con le orb che prende. Quando riceve un attacco addizionale special move, quindi c'ha anche le chance di poter lanciare special move aggiuntive. Chi più 3 per tutti gli alleati. Raga, ma hanno letteralmente fixato Gohan. Hanno fatto quello che gli chiedevo. In tutto e per tutto. In tutto e per tutto. Durante il turno attacco e critico rate 20% a se stesso. Raga, hanno fixato Gohan.
Active che si attiva. Che si attiva quando viene attaccato dal nemico. Può essere attivata al prossimo attack turn. Cioè si attiva dal praticamente turno successivo in cui lui sta in campo. Chi più 24 e difesa 158%. Difensiva questa active? Com'è possibile? Difensiva. Sì, è la target lock dovrebbe essere. La target lock questa. Sì, quindi è difensiva, è la target lock. È vero, fa la target. Raga, hanno fissato in tutto e per tutto Gohan. Perché probabilmente avrà sempre il link set pezzottissimo. Ma gli hanno dato praticamente effetti da buffer. Effetti, fa tutto. Attacca, difende, buffa, critico agli alleati. Si dà chi più 8 da solo, non considerando, quindi praticamente sta quasi in perma. Sta in 18 ki sicuro, quindi fissato il problema di andare in 18 ki di Gohan. Ecco i gamma. E dà pure il ki agli alleati. Scambia pure ki agli alleati. Madò, gli hanno fissato almeno sta problematica. Gamma 2 impazzito. Gamma 2 impazzito. Chiacchierà all'interno dell'SA. Questa sarebbe la 18? Perché abbiamo visto la 12 poco fa, o sbaglio? Bellina. Ci sta, bellina. Però posso dire, qualità Carnival. Qualità Carnival. Sempre queste animazioni leggere, come vi devo dire, povere in un certo senso. Cioè non piene. Con Gohan abbiamo visto 3 minuti di animazioni. Qua abbiamo visto letteralmente 30 secondi. No, sono belline. Non mi... vi dico la verità, ma aspettavo animazioni impazzitissime. Super Hero. Però questo è Super Hero, cioè. Poi Reisa, dovrebbe essere su, mi pare che fosse superiore. Raise attack defense per un turno in 12. In 18 greatly raise attack defense. Ok. Su int Gohan che colore era? Raga, non l'ho visto. Allora io avevo detto Gohan int. Invece Gigi aveva detto gamma int. Ah, Gohan STR l'hanno fatto. Cavolo. Lì ci aveva beccato Gigi con i gamma int. Allora chi più 3 attack defense 125%. Quindi capisci sono al di sopra del 30% in teoria. Strana questa cosa. I più 3 attack difesa 125. Super Hero combination o joined dovrebbe essere combination o justice, insomma. I più 3 attack difesa 50%, perdonatemi. Mentre per ogni orb dovrebbe essere incrementa l'attivazione di critico 30% e attiva un additional special attack fino al massimo di 2. Incrementa il critico, vabbè, tutta roba strana che non riusciamo a leggere tramite queste traduzioni. Più 12%, vabbè, si buffano critico, c'hanno le possibilità di lanciare special aggiuntive. Addirittura alcune sembrano essere con altre alte chance di poter essere super attacco, quindi non ci sono garanzie di super attacchi. Con tutte, forse qualcuno è garantito, ma giusto uno. Se attacchi 3 o più volte durante la fight, dal turno successivo dovrebbe essere. Non ho finito di leggere. Basati comunque sul lanciare le special, questi qui praticamente. Molti sugli additional, mi pare. Sì, mi pare che gli dai gamma possano fare tante special a turno. Che sei? Che sta a fare? Eccola! Minchia, se l'è tenuta! Se l'è tenuta! La Core Breaker, vediamo. E questa è la finish skill in teoria, no? Ah no, questa è la standby! Attenzione, questo è l'ingresso in standby. Attacca, quindi una standby da attacco. Ci avevo visto bene. E mo vediamo qui come si attiva il Core Breaker. Quella mi sa che era la 12. Questa mi sa che è la 18. Mo vediamo se deve crepare per fare il Core Breaker o se lo lancia diretto. Però mi sa che lo lancia diretto. Non è da revive. No, non è da revive. Quasi sicuro. Qua non crepa. Yeah!
bella, dai. Se posso essere onesto, mi aspettavo anche qui una resa più assurda. È bella, molto bella. Ci sta, vero? Poi voglio capire un attimo come si attiva mo questa. Vai, standby mode, eccola qui, che è la loro meccanica principale. Per andare in standby dobbiamo essere al di sotto del 70% di HP. Oh, minchia, è facilissima. O può essere attivata quando attacchiamo tre volte, tre o più volte durante la battaglia. Questa è la condizione. Sto leggendo bene, traduzione maccheronica. Standby per 4 turni. Carica il count ogni volta che un alleato... Non ho capito cosa, se attacca un alleato o cosa. O se un alleato acchiappa botte. Non l'ho capita questa cosa. Però va in standby praticamente con un cavolo, se non vado errato. Raise attack defense per un turno in 12, 18, grade raise attack defense aumenta la difesa degli alleati del 50%, quindi fa la funzione da buffer. Ok. Passiva della standby. Chi più 6, attack defense 250%, damage reduction 50%. E in più altro addizionale attack difesa 50% quando lancia la special, quando attacca. E activate hero combination. Cos'è activate hero? Ah no, è super hero, ecco perché non me lo vedo. Super hero combination joined. I più 3 attack difesa 50% per tutti gli alleati. Quindi fanno da buffer questi. Anche, possono fare. Alice of Justice, gli più 30% di critico, pure questi, buffano. Per ogni orb ottenuta, additional special move fino a 2 per turno. 12% di chance, non ho finito di leggere, vabbè. Cos'è questa? Cos'è la finish? Sì, finish. Temporaneamente attacco 100% per ogni charge count, quindi sarà basato su charge count. Stanna per un turno e praticamente ci switcha su gamma 1. Cioè, se non ho capito male, qui nel momento in cui noi facciamo la finish, ed è una cosa ottima, fantastica, rimane solo gamma 1. Non torna più, non tornano più a gamma 1 e 2. Funziona questa cosa. Funziona tantissimo. Funziona tantissimo. Ecco qui, e poi torna gamma 1 che cambia, quindi. Cambia la SA. Mica, quante carte sono? Questo artwork non lo... Se fossimo stati a conoscenza di questo artwork, avremmo capito il funzionamento prima. Raise greatly raise attack defense per un turno. E alza la difesa del 50% degli alleati per 2 turni. Questa è buona. E c'ha ancora un altro kit. Chi più 3 attack difesa 150. Damage reduction del 15% dovrebbe essere. Quando gli HP sono al di sopra del 30%, chi più 3 attacco difesa 150%, damage reduction ancora del 15%, e aggiuntivi attacco difesa 50% quando attacca, post attacco. Super hero o combination, chi più 3 attacco difesa 60% per gli alleati. Alice of Justice, forse per gli Alice of Justice in realtà. Poi attiva un addizionale special move. Cambia le AGL, se non ho capito male, in int di orb. E per ogni orb aggiunta, poi non ho capito che cos'altro fa, però vabbè. Interessante sta cosa che c'ha addirittura. I gamma c'hanno tre carte praticamente. Diciamo gamma 1 e gamma 2. Poi c'hanno gamma 1, il core breaker, standby. E poi c'ha gamma 1. Vediamo che dice qua. 16 febbraio. 16 febbraio in realtà, raga. Quindi non è vero che escono domani, forse. O stanotte, alle 2. Non è vero, forse. 16 febbraio, dice. 16 febbraio. Bye bye. Belli, dai, bello, 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 bello tutto. Bello tutto, dobbiamo solo vedere un pochino... vabbè, a parte che qua non ci aiutano col giapponese, però... Allora, voglio solo un attimo parlare di Gohan, che mi sembra fenomenale. Cioè, Gohan, spettacolo totale, perché va capita solo questa questione della guardia. Se è permanente,
oppure se è fissata a quei 5 turni. Ma a me sembra che la guardia sia permanente, raga. È permanente la guardia. Perché io vedo che qui c'è una virgola. La guardia, sapete dov'è? Dovrebbe essere questa. La guardia. Ed è assolutamente separata da questa virgola. Che comunque, dove qui abbiamo praticamente gli effetti in teoria della intro, se ce li ha, o dei 5 turni, la guardia dovrebbe essere separata dai 5 turni. Gohan mi sembra totalmente impazzito, hanno fissato i problemi che aveva, guardia fissa dovrebbe avere, danni percentuali super elevate e tutto il resto, gli hanno fissato il fatto di non riuscire ad andare, soprattutto ad esempio il fisico, di non riuscire ad andare spesso e volentieri in 18 chi, qua gli hanno detto, frate, ti diamo chi più 8, chi più 1 per ogni orb che prendi, chi più 3 che scambi con gli altri alleati, ogni volta che viene attaccato, questa cosa non l'avevo letta, allora gli alleati prendono chi più 3, lui no, solo gli alleati, ma... ogni volta che lui viene attaccato si prende anche un chi più 1 fino a un massimo di chi più 5. Cioè lui fa chi più 8, chi più 1 aggiuntivi con le orb ed ogni volta che becca attacchi si fa un chi più 1 fino a chi più 5. Quindi fa 8 più 5 più 1 variabile. Raga, questo arriva praticamente dopo due turni a stare in perma 24. Perma 24. Quindi gli hanno risolto totalmente il problema maggiore che avevo evidenziato, e cioè la giocabilità di questo personaggio. Personaggio fantastico, fantastico, OP totale, fortissimo, guardia, offensiva, buff, addirittura buffa il critico degli alleati sto coso. Buffa il critico degli alleati. È perfetto, perfetto. Attacco, difesa, supporto, giocabilità. Assolutamente giocabilità, quindi un Gohan che finalmente hanno capito come devono strutturarlo, che li devono fixare i Gohan, ed è così che andavano fixati, che vanno fixati. Target lock, che anche la target lock è molto particolare, perché la target lock, a differenza di Gogeta, dove Gogeta evade, lui invece si buffa la def, si buffa i ki e ok, e si buffa la def del 158%. E si attiva praticamente quasi subito questa. Vediamo gli effetti nella 24 key quali erano. Quando è in 24 key, damage reduction si mette. Si mette la DR, ecco perché. Infatti mi pareva strano. Mi pareva strano che lui ci avesse quella target lock con difesa 158, ok, ma con quei 24 key che in teoria, raga, comunque dovrebbero essere quasi permanenti. E però sanno, a 24 key, raga, lui si piglia la DR. Sì, diventa un muretto indubbiamente. Grazie 17 Narusuke, grazie mille per gli 11 mesi, caro. Diventa un muretto in tutte le periodi. Non so se un murone invalicabile, ma un muro, comunque a prescindere. Ma come i target, le target lock, le target skill sono fatte per quello, le taunt, come le volete chiamare. Sono studiate per quelle, per quello. I gamma anche mi sembrano belli impazzutelli, però se devo essere sincero, per il momento Gohan è quello lì che mi... ad una primissima lettura proprio, una primissimissima lettura di traduzioni anche fatte così sul momento col traduttore, mi sembra che... cioè Gohan è quello lì che mi ha preso assolutamente più... di più in assoluto. I gamma pure son bellini. I gamma son belli. Son belli. E mi sembra che da un lato abbiamo praticamente un Gohan che fa tutto. Fortissimo, incredibile, fantasmagorico, fa di tutto e di più. I gamma invece mi sembra che sia un'unità molto molto basata sull'offensiva. Almeno in versione gamma 1, gamma 2. Cioè è molto basata su questo lancio di special. Poi vedremo un attimo i valori a quando si attesteranno. Gohan invece mi sembra... il personaggio tutto fare proprio, tutto fare in assoluto. Le statistiche sono 16.000, 15.275, 10.294. I gamma mi sembra che ci avevano le stesse stats più o meno, similissime. Meno HP, a danno leggermente superiore, quindi i gamma, oddio, da prediction poco fa ho detto che forse avrebbero avuto più, cioè sono più basati sull'offensiva e probabilmente avranno forse più danno, più output rispetto a Gohan potrebbero avere. Vediamo questa cosa.
E la difesa, in realtà pure la difesa ce l'hanno un pochino più altina, però Gohan c'ha guardia permanente e tutto il resto. Sui Gamma non mi sembra di aver letto guardia da nessuna parte. Sui Gamma devo un pochino chiarirmi la questione difensiva, perché il danno ci siamo, il danno è quello che è. È la difensiva che devo un po' comprendere al meglio. Ah, boh, comunque tanta roba. Tanta roba, poco da dire, però per il momento io vi dico l'aspettativa la metto in tutto e per tutto e le mie attenzioni vanno su Gohan. Perché sarà il Dokkan Fest e perché ovviamente mi pare una carta incredibile, incredibile. Il Gohan come doveva essere, come deve essere, fixato, giocabilissimo, fatto bene, tutto.